Aprire una scuola, la porta di una scuola, significa chiudere la porta di un carcere, c'è poco da fare. Non lascia adito a dubbi sull'importanza di combattere il fenomeno della dispersione scolastica la procuratrice del Tribunale per i minori di Salerno, Patrizia Imperato, che oggi con un'ampia delegazione dei sindaci della provincia di Salerno, in modo particolare dei comuni dove il fenomeno è più alto, ha partecipato in prefettura alla riunione che ha promosso con Sua Eccellenza Francesco Russo al fine di porre un freno al fenomeno. Il distretto di Salerno ha aumentato di molto le segnalazioni, proprio come risposta al lavoro che Procura e Prefettura hanno messo in campo. Si è passati dai 120 minori che non hanno frequentato le scuole dell'obbligo durante il periodo del Covid all'anno scolastico 2022-2023, dove sono stati 400 i minori segnalati. Il fenomeno, insomma, c'è ed è importante, ma le istituzioni hanno percepito l'importanza di segnalare le situazioni a rischio. Qui a Salerno siamo riusciti a fare in maniera decisamente sinergica, nel senso che noi come procura ci offriamo a tutti i livelli, in tutte le situazioni, per aiutare, a volte anche direttamente, proprio con un lavoro porta a porta, tutti i dirigenti scolastici che sono in difficoltà, gli assistenti sociali che sono in difficoltà. E questo lavoro è fatto in maniera certosina dalla mia polizia di Stato, vedete qui l'ispettore Pezza e l'assistente capo Carmine Desiderio, che sono veramente fantastici, credo che siano noti a tutti i dirigenti scolastici del territorio. Ovviamente oggi andiamo a incontrare i sindaci per ricordare e mettere in moto anche quelle che sono le possibilità concrete di intervento da parte del comune, che è quello dei Ci sindaci. sono zone particolarmente allarmanti dove il fenomeno è più preoccupante che altre zone in provincia di Sì, Salerno? sicuramente le zone più allarmanti sono, diciamo, da ricercare, un po' non tanto nella città di Salerno, ma nelle zone intorno, tipo Eboli, Nocera, Pagani, Riguarda in maniera particolare la presenza anche di cittadini stranieri, cioè il fenomeno della dispersione riguarda i minori stranieri più che quelli. assolutamente. Quello è un fenomeno, poi devo dire la verità, del tutto particolare e peculiare, nel senso che poi spessissimo ci troviamo di fronte a minori che sono collocati in comunità e che dovrebbero appunto frequentare la scuola ed essere integrati in qualche maniera, con una parola ormai abusata, in quella che è la nostra società. Spesso e volentieri, quando andiamo a fare i controlli delle comunità, ci troviamo di fronte a ragazzi che non dicono una parola di italiano e che pure dovrebbero appunto frequentare la scuola. E chiaramente si invoca il poco interesse dei ragazzi, ma spesso e volentieri anche un cattivo coinvolgimento da parte di chi dovrebbe in qualche maniera inserirli ed aiutarli appunto ad inserirli.